una situazione occupazionale assolutamente in crisi, soprattutto per i giovani, per quelli che escono dalle università, insomma dal mondo della scuola di cui parlavamo anche prima, ma che non hanno di fronte a loro delle prospettive rose. Purtroppo sì, per la responsabilità di una società che ha fatto capire a questi ragazzi che era molto importante andare molto all'università. Poi non importava che aspirazioni avessi, l'importante era andare all'università perché così avresti avuto un posto di lavoro. La motivazione è che non c'era un lavoro da dargli, per cui bisognava mandare tutti all'università. Io faccio sempre l'esempio dell'amica, della vicina di casa, che questa voleva fare la parrucchiera, dice: figurati se tu fai la parrucchiera e non vedi che la figlia della Barbara è andata all'università, perché poi non ti trovi senza lavoro. Ma se questa voleva fare la parrucchiera, probabilmente oggi avrebbe un posto di lavoro. Con la laurea in mano si deve arrangiare da qualche parte, trovare un posto da commessa, un posto in qualche call center, perché abbiamo fatto immaginare delle cose che non esistono. Questo paese è un paese che pone la sua forza sui mestieri, sull'artigianato, sull'industria tessile, sull'agricoltura, sulla ricerca, è vero, sull'innovazione, ma non può essere un paese dove tutti vanno all'università e poi sono tutti in attesa di un lavoro che non esiste. Bisogna avere il coraggio di dirle queste cose. E poi bisogna avere il coraggio di dire, e ce l'abbiamo, ce l'ho, che l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori non è un articolo per il lavoro, è un articolo contro il lavoro. È un articolo contro il lavoro. Perché questo articolo 18 pone in essere una condizione talmente impraticabile oggi, non siamo più negli anni 70 dove c'erano le grandi industrie, le grandi cose sindacali, che nessuno ti dà l'opportunità. Allora io magari conosco lui, posso fargli guadagnare, mettiamo il caso delle due persone che ho citato prima, 800 euro, 900 euro per dei lavoretti, per delle cose. Io preferisco a questo punto non dargli l'opportunità a lui di avere 900 euro in tasca, e quindi io non ho quello che mi serve per me, lui non ha i 900 euro e siamo scontenti io e scontento anche lui, perché abbiamo una legislazione che tende a garantire l'ingarantibile. Basterebbe che, e su questo ho sentito anche chi come storicamente appartiene a realtà dove questa cosa invece dell'articolo 18 era molto forte, come Renzi, che dice: sì, sono d'accordo anch'io su questo. Allora, i contratti siano tutti a tempo indeterminato e si tolga l'articolo 18. Si levi questa morsa sul lavoro, perché è una cosa indegna. Non aiuta nessuno. Non aiuta nessuno. Oggi le persone hanno bisogno di risposte e hanno bisogno di lavoro. Oggi nessuno parla più di lavoro. Io non sento un partito politico, una forza politica, un politico in televisione, in giro, che pone l'accento sulla drammatica condizione del lavoro. Tutti questi ragazzi che stanno in università e stanno per finire l'università, dove li mandiamo? La gente che ha perso il lavoro, le persone che sono in cassa integrazione perché questo paese, che non gode più della sovranità monetaria perché gli è stata portata via dallo scellerato trattato di Lisbona, che dà alla BCE, che è una banca privata, tutti i poteri, compreso quello di battere moneta, come fa a fare una politica di bilancio, di sviluppo? E quindi oggi ci troviamo con un serio problema occupazionale. Se io non lavoro, sono povero. Perché è povero solo quello che non ha un lavoro. Allora qual è il compito dello Stato? Il compito dello Stato è quello di porre in essere le condizioni perché il lavoro ci sia. Per porre in essere le condizioni perché il lavoro ci sia, bisogna fare delle leggi e aprire il mercato in modo tale che questa linfa arrivi. Così non arriva. Mi sembra chiaro a tutti.